La Spira Scarabocchi! Ma come, stai già uscendo? Ultimamente vai a scuola un po' più volentieri. È vero, indovina perché? Perché sai che non devi essere interrogato? No, sbagliato! Da qualche giorno Gianni è a casa con l'influenza. Mi dispiace, non sapevo che fossi ammalato. A me invece non dispiace affatto, perché senza di lui a scuola si sta meglio, c'è una pace. Hai ragione. Ciao, a più tardi. Ciao e buona giornata. Soneo! Buongiorno. Ciao, dopo la scuola giochiamo insieme? Il solo pensiero che quel prepotente di Gianni sarà assente anche oggi da scuola mi mette di buon umore. Già, a chi lo dici? Pensa che bellezza se stesse a casa tutti i giorni. Sono d'accordo. Già. Ciao ragazzi. Ciao Gian. Cosa fai in piedi? Ma ti è già passata l'influenza? Sì, ora sto meglio. È stato un momento terribile. Ho avuto la febbre molto alta, fino a 39. Sono stato malissimo. Però a guardarti bene non sembri guarito. Se vuoi un consiglio dovresti restare ancora un po' a letto. Sì, anche se ti sembra di stare meglio devi comunque riguardarti. Non posso permettermi di fare molte assenze, altrimenti rimango indietro con lo studio. Beh, tanto vai male anche se sei presente. Cosa hai detto? Ripeti. Io niente, volevo dire che sei intelligente e quindi riesci a recuperare in fretta. Ci puoi giurare? Sono felice di vederti. Senza di te mi sentivo solo e abbandonato ogni giorno di più. Ero come una bibita senza bollicine. Dici davvero? Certo, perché non mi credi forse? Sì che ti credo, tu sei un amico. Ehi, aspettate! Ci sono anch'io! Ho un favore da chiederti. Dimmi pure, lo sai che per te farei di tutto. Mi butterei persino in mezzo al fuoco. Cosa? Ti servono gli appunti delle lezioni dei giorni in cui sei stato assente? Se me li presti, verrei a prenderli da te nel pomeriggio. Sì, certo, ti darò gli appunti di matematica, storia e geografia. E se vuoi ti posso dare anche i miei. Non te lo consiglio, i suoi appunti sono sempre pieni zeppi di errori. Dai, andiamo ora. Allora, ti aspetto a casa mia dopo la scuola. Grazie, Suneo. Volevo essere gentile con lui e questo è il ringraziamento. Peggio per te, te ne pentirai. Ah sì, grazie. Figurati, è un piacere aiutarti. Cosa c'è scritto qui? Dove? Ah, te lo spiego. Ah, ora ho capito. Buon appetito. Sei proprio sicuro che posso mangiare anche il tuo dolce? Come no? Devi riprenderti dall'influenza e hai bisogno di mangiare. Grazie, Suneo, sei davvero gentile. Non ringraziarmi, tra amici non serve. Puoi chiedermi tutto quello che vuoi e se posso io lo farò. Grazie, amico, sono commosso. Che rabbia, certo che Suneo ha proprio una bella faccia tosta. Oh, ce l'ho fatta! Ciao, sei tornato? Perché sei così triste? Che cosa è successo? Povero me, non è giusto! Se piangi non riesco a capire, calmati, spiegami tutto. Sì, adesso ti racconto. Ah, quindi Gianni è guarito dall'influenza e oggi è ritornato a scuola. Sì, proprio così. E quando Suneo l'ha visto ha cambiato improvvisamente atteggiamento. Eh già, è tipico di Suneo. Però adesso ascoltami, anche se capisco come ti senti, è inutile piangerci sopra. No, e cosa dovrei fare? C'è poco da ridere. Puffa. Nobita! Se non sbaglio, questo è Suneo. Ah, bene, sei in casa. E allora, che cosa vuoi? Ecco, io a dire la verità sono venuta a chiederti un piccolo favore. Ti supplico, solo tu mi puoi aiutare, per favore, non puoi dirmi di no. Oggi Gian mi ha chiesto di prestargli gli appunti e io gli ho detto di sì. Ma non è una buona idea. Purtroppo mi sono reso conto che non posso dargli il mio quaderno. E per quale motivo? Ecco, ogni volta che se la prendeva con me io mi sfogavo su questo quaderno. Date un'occhiata. Caspita, sei proprio nei guai. E quel disegno non è l'unico.
Come vedete, ho sfogato la mia rabbia nel quaderno degli appunti. Tutte le pagine sono piene di disegni su Jack. Hai pensato di cancellare quegli scarabocchi? Li ho fatti a penna e non vanno più via. Solo voi mi potete aiutare. Mi dispiace, non possiamo fare proprio niente per te. Eh? Ti sto supplicando. Questa me la paghi, antipatico! Io avevo chiesto solo un favore! Jan sta andando dritto a casa mia! Che cosa posso fare? Ragiona, dovresti aiutarlo. Ah sì? Per quale motivo? Semplice, se gli fai il favore che ti ha chiesto, potrai esigere che ti dia qualcosa in cambio. Sono certo che non farà obiezioni. Già, ottima idea. Lo sai, amico mio, sei un gran furbone. Grazie tante del complimento. Mi dispiace, ma Soneo non è in casa. È molto strano, eppure sapeva che oggi sarei venuto. A me non ha detto niente. Lo aspetterò al cancello. Eravamo d'accordo che sarei passato dopo la scuola. Che guaio, se mi aspetta lì fuori non posso tornare a casa. Suneo! Ho cambiato idea, ti aiuterò, ok? Dici davvero? Ma in cambio dovrei prestarmi il fumetto dal titolo Il cappello magico. Ok, affare fatto. E invece io vorrei l'autografo della cantante Kuniko Goto. Ho saputo che tu ce l'hai. Bene, non c'è problema. Che bello! Dai, adesso sbrigati, va su a prendere tutti i quaderni su cui hai fatto quegli scarabocchi. Mi piacerebbe, ma non posso entrare. Gian mi sta aspettando fuori dal cancello. Tieni, usa il mio copter. Grazie, torno subito. Voi aspettatemi qui. Eccoli, ci sono tutti. Cosa? Ma non credevo fossero così tanti. Sei un amico, sono nelle tue mani. Non ti preoccupare, adesso ci pensiamo noi. La sfida scarabocchi. Funzionerà, sembra un rasoio. Tranquillo, so quel che faccio. Prendi un quaderno e aprilo dove c'è lo scarabocchio. Ecco. Ora guarda. Accipicchia, il disegno è sparito. Non startene lì a bocca aperta e ripuliamo le pagine degli altri quaderni. Pronto? Tieni. Caspita. Un altro. Ecco fatto. Non ci credo. E questo? Hai visto? I quaderni adesso sono belli puliti. Che meraviglia! Grazie ancora, ragazzi, mi avete salvato. Sì, ma ricordati la promessa, voglio quel fumetto. E io quell'autografo. State tranquilli, venite a prenderli più tardi. Ok, ciao. Ci vediamo dopo. Evviva! John, scusa, è tanto che aspetti. No, figurati. Ecco gli appunti. Tante grazie. Vediamo. In cambio ti farò da guardia del corpo per un'intera settimana. Ah sì? Dici davvero? La cosa mi piace. Sarai sotto la mia protezione. Ti ho trovato, Suneo! Aiuto! Ieri hai rotto il vetro con il tuo aereo radio comandato e hai dato la colpa a me. Adesso me la pagherai. Zitto! Ehi, ma non parlavo con te. Sappi che da oggi sono la sua guardia del corpo, quindi dovrai vedertela con me. Tienilo bene a mente, capito? Non è giusto! Caspita, sei stato fantastico! I tuoi nemici sono i miei nemici e io li sconfiggerò per te. Sì, bravo, ben detto, sei un vero eroe! Aspetta un attimo! Tieni, ti presto il cappello magico, è un fumetto divertentissimo! Sei gentile, grazie, allora sarò la tua guardia del corpo per un mese! Aspettami qui! Tieni, ti do anche l'autografo di Kuniko Goto! Forte! E con questo la nostra amicizia è suggellata, tu e io saremo inseparabili per tutta la vita! Che belle parole! Suneo, rispondi, c'è Nobita al telefono! Che vorrà, quel rompiscatole? Sì, pronto, cosa vuoi? Ciao, ricordi quel fumetto che mi avevi promesso? Va bene se lo vengo a prendere ora! Ehi, non ti dimenticare il mio autografo! Sì, lo so!
Ah, sì, certo, ma John si è preso sia l'autografo che il fumetto. Se volete, è andata a prenderli da lui. Oh! Che razza di antipatico, non avremmo dovuto aiutarlo. Bene, rimetteremo tutti gli scarabocchi al loro posto. Puoi fare una cosa simile? Gli scarabocchi aspirati sono andati a finire qui, nel filtro del Ciuschi. Quindi possiamo rimetterli tutti al loro posto, dove erano prima. Wow! Ecco Gian. Ho con sé i quaderni di Suneo. Ok. Adesso fermiamo il tempo. Su, Doraemon, fai in fretta. Bene, cominciamo. Sono tornati esattamente dove erano prima. Fantastico, sai che faccia farà Gian. Suneo non avrà scampo. Ascolta, già che ci siamo, perché non aspiriamo il fumetto e l'autografo? Così ci prenderemo quello che ci spetta. Che il tempo scorra di nuovo. Ce l'abbiamo fatta, non se ne è accorto. Già. Andiamo a casa e sfociamo il filtro. Certo che Suneo mi ha fatto tanti bei regali. Non vedo l'ora di leggere il fumetto. Ma le pagine sono tutte bianche. Ma che strano, è sparito anche l'autografo. Eppure l'avevo visto, non riesco a capire che cosa sia successo. Tu me la pagherai. Lo prenderò, faccio a pezzetti. La mia macchinina nuova è super veloce. Anche la mia è molto veloce. Facciamo una gara. Da quando Gian mi protegge nessuno osa dirmi niente. È comodo avere quello scimmione come guardia del corpo. Eccolo qui, ciao amico. Ho l'autografo della cantante che adoro. E io ho scaricato il fumetto. Mi è sembrato di aver sentito gridare qualcuno. C'era Suneo? Ma comunque non sono affari che ci riguardano, giusto? Hai ragione, è meglio star lontano dai bugiardi disonesti come lui. Aiuto, qualcuno mi aiuti, salvatemi! Torna indietro, se ti prendo dirò!